Per la stagione 19-20 Fisher presenta uno sci completamente nuovo, il RC1, che in questo caso presentiamo nella versione RC1 72, che indica la larghezza, la sciancratura sotto il piede. È uno sci di media alta gamma, sciatore livello 5, uno sci comunque ha una struttura sempre orientata alla performance, quindi con un stretto di titan al 0,8 che è stato un po' alleggerito sia in punta che in coda, come si può benissimo vedere qua, con dei rinforzi in Bafatex, che è una struttura che viene dalla vela, che toglie il peso dalla punta della coda ma li fa mantenere comunque una buona rigidità torsionale. Questo sci viene presentato anche nella versione All Mountain che vediamo qui, l'86 GT, che quindi dà sicuramente più versatilità su diversi tipi di neve. Fisher RC1, uno sci che appena lo indossi sembra che non sia stabile, un po' per via di questo rocker, come vedete è molto rockerato in punta e quindi non tocca mai la spatola, ma appena lo inclini, appena va in conduzione, lo sci inizia a prendere e ti accompagna nella curva, quindi è un bello sci per chi vuole imparare a condurre. È uno sci molto leggero, facile, ti permette di sciare tutto il giorno senza impiegare troppa forza, quindi non stanca. Bisogna dare un po' più di sensibilità per poter sentirlo bene in curva, per poterlo anche iniziare a deformare aumentando le velocità e gli archi. E rimane comunque un buon compromesso tra facilità, leggerezza e una buona performance. Al primo impatto ho trovato un sci un po' troppo ballerino. La sua pecca, la punta troppo morbida, quindi su questa neve abbastanza dura, primaverile, il mattino presto, l'ho trovato ballerino. Sicuramente uno sci molto performante su neve trasformata. Sci facile, intuitivo, uno sci per un medio livello, quindi da usare sicuramente su piste medie o facili. La punta rockerata non permette un buon ingresso in curva, comunque uno sci facile e intuitivo. È molto particolare l'ingresso in curva, la spatola è molto leggera, è stata alleggerita dai tecnici e questo si sente perché appena entri in curva sembra un po' leggero, però già dopo due curve ti abitui a questa spatola che ti facilita tantissimo l'ingresso e poi però la struttura c'è dello sci perché è una buona struttura con titanal e quindi riesce a tenerlo bene in curva. È divertente, secondo me è la parola per definirlo. È stato divertente, devo dire. Anche se ho percepito poca risposta e penso che su nevi un po' più dure, più compatte, possa essere un limite di questo sci. La sua risposta è abbastanza buona da metà curva in poi. Lo consiglio per sciatori di un livello intermedio. Mi sono divertito, in particolare perché l'ho provato su una neve abbastanza morbida, quindi secondo me è dovuto anche al fatto che proprio era su neve morbida e su pendii facili. E l'ho trovato molto divertente nel corto, nel medio, nell'ampio la punta è un po' leggerina e un po' ballerina, però lo sci è veramente divertente e lo consiglio a persone che gli piace sciare tutto il giorno perché è molto facile.